Ciao, anche oggi siamo qui per raccontarvi una storia. Che storia leggiamo oggi, maestra Monica? Oggi leggiamo Sogni d'oro. Sogni d'oro. Ogni notte le mie sorelle portano i sogni ai bambini. Io, che sono la più piccola, non l'ho ancora mai fatto. Ma questa sera, per la prima volta, porterò anch'io dei sogni. Che non è difficile, basta immaginare quello che ami di più. Le seguo, voglio vedere come fanno. Qual è il tuo sogno, pecorella numero 1? Un mondo fatto di nuvole. È bellissimo, così azzurro e luminoso. Qual è il tuo sogno, pecorella numero 2? Un mondo di caramelle. Mi piacerebbe proprio mangiarle tutte. Qual è il tuo sogno, pecorella numero 3? Un prato con milioni di fiori. Com'è tenero questo prato? Vorrei dormirci tutte le notti. E invece, qual è il tuo sogno, pecorella numero 4? Vivere in uno splendido castello di sabbia. Quanto mi piacerebbe essere una principessa! Qual è il tuo sogno, pecorella numero 5? Sogno un Luna Park dentro la foresta. Wow! Vorrei che questo sogno non finisse mai. È stato meraviglioso seguire le mie sorelle nei loro sogni. Adesso tocca a me portare il mio. Ce la farai, pecorella numero 6? Invece non ho idee. Non riesco a immaginare qualcosa di bello. Forse non sono come loro. Tutto sta diventando scuro e ho sempre più paura di non farcela. Basta immaginare ciò a cui tieni di più, mi avevano detto. Prova a pensare intensamente, più forte che posso, a quello che amo di più al mondo. E finalmente trovo il mio sogno. L'abbraccio della mia mamma. Sogni d'oro a tutti! Ti è piaciuta? Spero di sì. A domani, ciao!